Recensione del libro della giungla per Mega Drive. Bella la copertina col disegno Disney, non poteva essere altrimenti. Disegno che comunque è identico per tutte le versioni. Questo è il disegno della versione europea, ma ce n'è una proprio in italiano, vedete questa. Praticamente in Italia potevamo trovare sia questa con la scritta in italiano, sia quella con la scritta in inglese, ma con il retro della copertina, con la descrizione multilingue, tra cui anche l'italiano. Poi va bene, negozi di importazione parallela si poteva trovare di tutto, parlo di distribuzione ufficiale. Il videogioco è basato sul film di animazione. Il film di animazione è basato a sua volta sul libro del 1894 e la trama credo che la conosciamo un po' tutti. Mowgli è un bambino cresciuto dai lupi e a un certo punto deve lasciare la sua casa nella giungla per tornare al villaggio degli umani perché la tigre Shere Khan gli sta dando la caccia. Il titolo, come potevamo aspettarci, è un platform composto da 10 schemi e mi pare 4 boss. Mi sembra di ricordare di averne affrontati solo 4. Gli schemi sono quasi sempre molto ampi ed esplorabili e lo scopo è riuscire a trovare una certa quantità di gemme tale da permetterci di cercare e raggiungere l'uscita. L'uscita è il livello boss, oppure in altri casi bisognerà raggiungere personaggi importanti della storia come l'Orso Balù o Bagheera. Quindi raggiungi questo personaggio e questo ti permette di passare al livello successivo. Il nostro personaggio può muoversi, saltare, arrampicarsi sulle funi, dondolarsi sulle liane, può guardare sopra e sotto semplicemente premendo su o giù sul pad e si possono utilizzare diverse armi. I nemici, la maggior parte dei nemici può essere eliminata saltandogli sopra, però questa azione a volte è un po' rischiosa, si rischia di essere colpiti e quindi è spesso preferibile lanciare oggetti. Abbiamo le banane che sono infinite, mentre altri oggetti vengono recuperati come power up e sono più potenti, come la doppia banana o il boomerang per esempio. Possiamo lanciare questi oggetti in alto, orizzontalmente o anche diagonalmente verso l'alto. Possiamo anche bloccare Mowgli per sparare in diverse più che sparare ragazzi lanciare in diverse direzioni, però purtroppo non si può saltare giù verso il basso da una piattaforma, cioè quando siamo su una piattaforma e vediamo che sotto c'è qualcos'altro, per raggiungere la parte sotto dobbiamo aspettare che la piattaforma finisca, cioè non possiamo proprio saltare giù verso il basso dalla piattaforma, un'azione che io avrei gradito. Abbiamo poi classici power up come la ricarica di energia, la ricarica di tempo, perché ogni livello ha un suo tempo limite, bonus che danno punti, la maschera dell'invulnerabilità che però dura davvero poco, la bussola che punta nella direzione della gemma più vicina e poi c'è un elefantino che funge da checkpoint. Se riusciamo a trovare tutte le gemme, possiamo accedere a un livello bonus. Cioè, praticamente, un certo numero di gemme ci dà l'accesso alla parte finale del livello. Se le prendiamo tutte, possiamo arrivare al livello bonus. La grafica. Beh, insomma, questo videogioco fa parte di quella serie di prodotti eccezionali dal punto di vista grafico, come Aladdin o Il Re Leone. Anche se vi dico subito che rispetto a questi due mi è sembrato quello più scarso, quello più debole dal punto di vista grafico. Questo non vuol dire che sia brutto.
abbiamo delle stupende colorazioni, delle animazioni spettacolari, uno scorrimento sempre fluido e una somiglianza al cartone animato per l'epoca delle console a 16 bit strabiliante. Però, ripeto, secondo me rispetto a Re Leone e ad Aladdin è meno convincente. Prima di tutto, non abbiamo tanti strati di parallasse, se non raramente, come in questo caso, che ne possiamo vedere circa 5, o quando ci sono dei corsi d'acqua, visto che i corsi d'acqua sono realizzati sfruttando diversi strati di parallasse per dare una buona sensazione di profondità, ma altrimenti non ne abbiamo di strati di parallasse. E soprattutto la grafica a me è sembrata davvero troppo ripetitiva. Abbiamo la foresta di giorno, la foresta di notte, la foresta con la pioggia, la foresta con gli elefanti, la foresta coi coccodrilli. Insomma, va bene che bisognava seguire il libro della giungla, quindi probabilmente non potevano mettere una base aliena, ok? O che so, una città post-nucleare, per carità. Però, insomma, magari forse era il caso di inventarsi qualcosa di più oltre a quello che c'era nel cartone animato. Non so, una grotta, un passaggio totalmente acquatico, perché così veramente è sempre foresta, dopo un po' stanca. Di sicuro il livello del Tempio delle Scimmie dona varietà ed è quello che a me è parso il più bello. Ve lo voglio mostrare subito. Eccolo qua, guardate. Secondo me è proprio il migliore questo, con questo sfondo azzurrino e il primo piano marroncino giallo che fa da contrasto, e ritengo proprio che sia il livello col miglior accostamento di colori, almeno per quelli che sono i miei gusti personali. Comunque grafica sicuramente promossa. Per quanto riguarda il sonoro invece non ho quasi nessuna lamentela da fare. Musiche strepitose. Ora io non mi ricordo il cartone del libro della giungla, l'ho guardato ma non me lo ricordo più, ero piccolo. Però ipotizzo che le musiche siano prese direttamente dal cartone animato, dal film di animazione, e sono eccezionali anche tecnicamente. Ottimi anche gli effetti sonori, anche se purtroppo alcuni campionamenti audio gracchiano nello stile del Mega Drive. Forse visto il livello di produzione era il caso di cercare di non farli gracchiare, però non danno tanto fastidio, non sono così orribili. L'unica altra cosa che potrei dire è che personalmente avrei gradito più suoni ambientali, più di quelli che già ci sono, perché non è che non ci sono. Per esempio nella giungla sentire più versi di animali, il fruscio delle foglie, ecco, di più di quello che già c'è, perché ripeto, non è che non c'è niente. Però ecco, il sonoro meglio della grafica dal mio punto di vista. La giocabilità sicuramente è un prodotto di classe. I controlli rispondono a meraviglia e non ci sono gravi problemi nel rilevamento delle collisioni. Insomma, non ho trovato quei problemini che a volte ho riscontrato in questi prodotti Virgin. Però io non sono d'accordo sulla maggior parte dei pareri che si trovano in rete. Da una parte ve lo dico per correttezza, vi avviso. Guardate che questo prodotto viene valutato mediamente con un 8 o un 8,5. Qualcuno azzarda addirittura un bel 9. Io invece sono più del parere che questo sia un prodotto intorno al 7. E vi spiego i motivi. Buoni controlli, ve l'ho già detto. Piacevoli da giocare. Tutto sommato
non è né troppo difficile né troppo facile, si può anche scegliere il livello di difficoltà nelle opzioni e poi comunque anche una volta terminato il titolo si può decidere di riprendere il videogioco per cercare di completarlo al massimo, no? Cioè per cercare di riuscire a trovare sempre tutte le gemme. Difatti i livelli sono grandi, articolati e hanno anche qualche oggetto nascosto, qualche passaggio segreto. Però a differenza di altri prodotti simili, vabbè, è inutile girarci intorno, a differenza di Aladdin e del Re Leone, abbiamo pochissima varietà nel gameplay. Tutti i livelli si possono riassumere così: cerca le gemme e trova l'uscita. Non ci sono sezioni subacquee, non ci sono sezioni a bordo di qualche mezzo di trasporto. Per esempio in Aladdin avevamo il tappeto volante, la sezione a bordo del tappeto volante. Tutti i livelli si assomigliano, hanno un level design completamente diverso ovviamente, però devi sempre fare la stessa cosa e oltretutto l'ambientazione grafica, come vi ho già detto, non aiuta perché è sempre foresta di giorno, di notte con la pioggia, e per fortuna c'è almeno il tempio delle scimmie. Pochissimi sono i boss, per cui io l'ho trovato un prodotto ripetitivo, divertente all'inizio ma noioso sul lungo andare. Non ci sono personaggi alternativi da poter controllare, c'è solo Mowgli. Io così avrei gradito magari poter utilizzare anche l'orso, per esempio, no? Ma per avere un po' di varietà. Insomma, è una cartuccia da 16 mega, ma sembra che tutti questi mega siano stati utilizzati soltanto per le animazioni. Un bel gioco, ma niente di eccezionale, secondo il mio parere. Una longevità che direi discreta, anche considerando il pubblico a cui il videogioco è rivolto. Io non ci ho messo tantissimo a finirlo, a livello di difficoltà medio, però comunque c'è anche un livello di difficoltà maggiore. Secondo me una giusta longevità in considerazione del pubblico a cui il videogioco è specificamente rivolto. Le mie considerazioni finali: un prodotto fortemente simile al film di animazione della Disney, anche perché ne segue un pochino la trama, le vicende, ma soprattutto è dal punto di vista tecnico che per un Mega Drive siamo su alti livelli, anche se non proprio alle vette raggiunte da altri prodotti Virgin. La giocabilità non è assolutamente male, ma il gameplay è poco vario, troppo simile a se stesso per tutta la durata del videogioco. I boss sono troppo pochi e non ci sono altri personaggi utilizzabili oltre al ragazzino cresciuto con i lupi. Per me è tanta maestosità visiva e sonora che però nasconde un gameplay soltanto discreto. Vi ringrazio per la visione, se vi interessano le recensioni di videogiochi per Mega Drive nel mio canale trovate una playlist dedicata. Mi raccomando, un like e un'iscrizione al canale di Dariolino78.